Come andiamo a vedere che sta a fare Federica Scagnetti? Buongiornissimo raga, allora restauro quasi completato, cioè completato è un parolone perché in realtà mi manca ancora tutta la parte del make-up e potete notarlo benissimo da queste fantastiche occhiaie nere da vampiro che mi ritrovo, però intanto ho realizzato la piega, mi sono vestita e devo dire che questo mosso così potente che non realizzavo da un sacco di tempo mi piace un sacco, cioè sembra un po' Maria Antonietta, ma è perché devo ancora aprire i boccoli, adesso li lascio un po' così finché la piega non si raffredda completamente, poi vado ad aprire i boccoli e ci metto un po' di olietto, poi vi faccio vedere il risultato, verrà una bella testa voluminosa. E volevo anche darvi un po' un update riguardo quegli integratori che sto prendendo da un mesetto e mezzo per i capelli e per le unghie. Funzionano tantissimo, cioè sono proprio una bomba, però c'è una controindicazione, ovvero che vi cresceranno i capelli e in maniera direttamente proporzionale ci saranno più peli sul vostro corpo. Per me non è una cosa troppo importante perché preferisco avere i capelli molto folti e un po' di peli in più sul corpo, però è sicuramente qualcosa da tenere a mente, quindi ricordatevelo nel caso in cui voleste iniziare questo ciclo di integratori che tra l'altro ho comprato in farmacia, sono top, si chiamano Fito, e niente, però vi cresceranno anche più peli. Comunque adesso vado a truccarmi anche abbastanza velocemente perché alle 4 mi vedo con una mia amica e cercheremo l'abito perfetto per Capodanno. Spero tantissimo di poterlo trovare perché mancano solo 2 giorni a Capodanno e io non ho ancora trovato il vestito. Nel caso in cui voi l'aveste trovato, fatemi sapere qual è e mandatemi la foto in DM che sono super curiosa. No sé si tu piensas en mí como lo hago yo en ti recordando como. E ora passiamo alla recensione del tanto atteso e criticato calendario da mobile. Si presenta gigante, veramente bello e maestoso, imponente, ovviamente super natalizio, e poi mi piacciono questi dettagli del brand. Lo apriamo e si trova così in queste grandi caselle, anche dentro tutto rifinito, cioè esteticamente il calendario è veramente bello. Passiamo adesso al contenuto. Qui troverete soltanto praticamente un terzo del contenuto perché le altre cose le ho già indossate fin da subito. Mancano tanti gioielli, però parliamo un po' in generale. I gioielli di per sé mi piacciono perché ricordano ovviamente tutto il Natale, la collezione natalizia, quindi ho apprezzato questa cosa. E devo essere sincera, anche i gadget non mi sono dispiaciuti. Comunque in una casella ti trovi 44 euro di prodotti, in quella dopo è normale che ti trovi magari il prodotto che costa meno un gadget. Magari non avrei messo delle cose simili come queste, e anche per quanto riguarda i codici sconto magari io ne avrei messo soltanto uno insieme magari a un piccolo gadget che poteva essere la formina dei biscotti, insomma. Il mio 8 se lo merita perché sono stata contenta soprattutto dei gioielli che ho trovato. Recensione del calendario di Douglas. Questa è la versione low cost che costa 36 euro. Esteticamente è molto carino, ricorda tantissimo il Natale. L'unica cosa è che si sfascia molto facilmente. Ovviamente vabbè, se è low cost non possiamo pretendere grandi cose. Andiamo a guardare cosa possiamo trovare nei prodotti. Ovviamente c'è soltanto una parte dei prodotti, gli altri li sto già usando. Molto vario devo dire, c'è veramente un po' di tutto. Ovviamente tutti i prodotti Douglas, a partire da pinzette, ombretti, questa paletta che è sicuramente uno dei regali migliori fra tutti i calendari, matite, gloss, insomma un bel po' di roba. Per il prezzo devo dire che ci sta effettivamente. Non ho amato tantissimo questi tipo gli smalti o questi per le sopracciglia. C'era anche questa. Tra i prodotti e l'estetica, il packaging del calendario, secondo me anche in questo caso un 8 se lo merita perché i prodotti non sono stati totalmente wow, però per il prezzo ci sono piaciuti. Avete
momento in quei giorni in cui non combinate niente? Bene, oggi è stato uno di quelli. Non ho fatto niente da stamattina fino a stasera. Una giornata totalmente non produttiva. L'unica cosa produttiva che ho fatto è stata andare in palestra. E ora skincare. Anzi, volevo farvi vedere però una cosa sulla skincare. Questi sono tutti i prodotti per la skincare e di solito mi durano circa 4 mesi, ma la cosa assurda è che mi finiscono tutti nello stesso momento. Questo qui è finito, quindi devo cambiarlo. La crema anche è finita, mi manca quel goccino, lo uso adesso. Contorno occhi anche è finito, che il detergente è finito. Andiamo a fare il rifornimento, io ho proprio dei cassetti dedicati alla skincare. Sì, io lo amo questo cassetto, aspetta, tipo 3 dedicati alla skincare, anche questo è skincare. Come siero prendo questo qui, il Normaderma. Per il contorno occhi sono curiosissima di provare questo qui alla vitamina C. E a sto punto aggiungiamoci anche questo siero. Per la crema uso questa qui, che in realtà è tipo una maschera notte, ma è molto idratante. Per il detergente invece provo questo qui di Fresh Cosmetics. Tra l'altro in 4 mesi ci rivedremo. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position.